Adesso sentiamo anche il parere del direttore generale della Vever, Marco Ghislini. Allora, Marco, un girone d'andata, ci diceva il Presidente, un po' è così così, però ci sono buone speranze di riprendersi. Senza dubbio direi proprio di sì. È una squadra questa che prende pochi gol, ahimè non ne facciamo, ma molto spesso siamo arrivati in area di rigore e abbiamo preso anche fin troppi pali, però se prende il palo e non va dentro il gol non c'è. Secondo me è una squadra comunque compatta, unita e sicuramente faremo bene. Poi ovviamente il campo sarà quello che detterà la verità. Le prospettive ci sono, dovrebbe arrivare adesso un nuovo attaccante di colore che dovrebbe fare anche la differenza, giovane ma di buone potenzialità e capacità. Speriamo in bene. La coesione fra presidenza, direzione e allenatore è una delle armi fondamentali per la risalita della squadra. Sì, direi che, ma anche gli anni precedenti, il discorso spogliatoio non è mai stato messo in discussione, è sempre stato un ambiente questo tranquillo, sereno. Ovviamente abbiamo dei mezzi a livello monetario, a livello impostazione, che non vogliamo ovviamente fare follie come qualche altra squadra fa. Abbiamo il nostro budget di spesa, vogliamo stare dentro in quello e puntiamo sui giovani e cerchiamo di fare sempre al meglio ogni cosa. I giovani che comunque, se siete ancora in promozione e vi confermate, vi danno comunque molte soddisfazioni. Sì, gente, abbiamo trovato ragazzini predisposti anche alla fatica, predisposti al lavoro e devo dire che tutto sommato quest'anno ne abbiamo uno in particolare che secondo me avrà buone prospettive anche per il futuro, ben oltre questa categoria.